poveri abitanti del villaggio. Il padrone fa di loro quello che vuole. Bisogna risparmiarli. Colpite le guardie, invece. Loro cercano un oggetto con poteri straordinari. Qui un tempo c'era un crocifisso, ma il sindaco l'ha portato via. Trovane un altro se vuoi ammirare il vero aspetto della chiesa. La chiave runica è sospesa sopra lo zampillo della fontana. Dovresti aspettare un'ondata di siccità. Del signor Shanks, padrone della testa di Troll. Per pulire la statua, abbassa il piedistallo. Svelti, compagni! Mettete a suo quadro questo posto! Se non troviamo il sigillo delle tenebre, quel tiruano di Svarok ci farà spalare demoni per tutto il prossimo... Yeah.
Il mensile del fabbro. Il vecchio Willy Green della città di Gallows ha ricevuto dai nostri lettori il premio di fabbro dell'anno. I suoi magnifici stampi hanno prodotto svariate sculture e utensili in ferro resistenti e complessi. Willy usa solo i metalli migliori per le sue opere ed è particolarmente apprezzato per i suoi splendidi busti. Il vecchio Willy ha commentato: «Quando mi metto a pompare sul mantice, è impossibile fermarmi! È tutta questione di ritmo, su e giù, su e giù! L'ispirazione mi viene dai racconti di Stenier, fabbro ferraio, il più grande fabbro mai esistito!» Gentile signore o signora, viaggiando in lungo e in largo per Gallowmere, ho fatto molte scoperte misteriose e intriganti. Tuttavia, la cosa che più mi ha inquietato è stato trovare la tomba dei demoni delle tenebre. Il misterioso sigillo delle tenebre, chiave per accedere alla tomba, è ora nelle mie mani. In fede, terrorizzato, il sindaco. Oh.
Dovete catturare quell'avido speculatore del sindaco. Portatelo nei sotterranei del manicomio. Date una bella ripassata a quel grassone. Trovate il sigillo delle tenebre e portatemi un bel souvenir. Avanti e indietro come uno yo-yo soprannaturale. Forse il padrone ti farà sudare 7 camicie prima che tu possa trovare i portauova magici. Fortescue, sei scese di nuovo in gamba, ya? Bene, la gente mi chiede, Sturmguard, che ne pensi di questa spada? E di quest'ascia? Ma io rispondo, nein! La guerra moderna è una questione di scienza! La scienza degli scudi! Forse dovresti accettare il mio scudo, ya? È magico, Air Fortescue. Alcuni sostengono che sia meglio avere una spada magica piuttosto che uno scudo. Sono veri idioti! Se lo userai come si deve, questo scudo ti renderà invincibile.